Ciao, Ciao, ciao. Oh, ma chi è questo? Scusa, siamo con gli arbitri Michael. Simone Vai. Angelino. Ciao Simone, io sono Kevin Ciao. Scalabri del Comic-Con e poi abbiamo purtroppo di nuovo questa gran canaglia di Alino del Comic-Con. Ma questo è un colpo basso comunque. Perché torna sempre. Vabbè, scusate, è anche casa mia, non vorrei, cioè, non voglio far polemica, però C'è qualcosa di strano, Simone, sì, che non poi tra spiego. l'altro era stato annunciato Francesco Artibani, come si legge anche in basso, però Infatti. evidentemente Alino ha fatto un trucco, insomma, si è messo il Sì, suo nome per essere in video. no, non è Ah, potuto venire. Cioè, non è potuto venire, ha avuto un impegno improvviso, quindi ci sono io. Se non vi dispiace, scusatemi. però Cioè, non... un po' Ma... sì, perché il consiglio aveva previsto altro. Ma sei sicuro proprio? Non lo so, è qualcosa di strano. Alino, vorrei farti una domanda per essere sicuro che sei veramente tu, perché vedo, cioè, delle stranezze a video, insomma, è Sì, tutto un po' strano. ha perso anche un po' l'accento napoletano. È È direi. il wifi che va e non È il va. wifi che leva l'accento. Eh Ah, certo. no, d'accordo. Ho letto che Alice lo fa, la connessione di Alice. Sentite, Sì. ma senti Alino, ma una domanda. A San Menaio, no? Giusto per capire se sei tu, quando abbiamo fatto una bellissima mostra su Pazienza, un bellissimo ricordo su Pazienza, ma dove abbiamo dormito, più o meno per capirci, se ti ricordi dove sei, dove abbiamo dormito, sai rispondere a questa domanda? Ma perché questa domanda adesso? Non Non c'è la lo so, significanza. vorrei essere sicuro che, insomma, di star parlando con Alino, perché sono successe delle cose un po' strane. Ma cioè, dove? No, vabbè, non sono Alino, scusatemi. Ma è veramente Francesco Artibani. Ciao Francesco. Incredibile, incredibile. Ciao. 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 Mi ero messo d'accordo con Alino per questa cosa, sinceramente. Devo ammettere. Cosa ti avrà mai promesso per prestarti a questa pantomima? Ma abbiamo parlato, eravamo in trattative, niente di sicuro come un ruolo da magister per il prossimo Comic-Con. Addirittura corruzione di basso proprio. Vabbè. Lo fanno tutti, non vedo Certo. perché io no. Quindi, però vabbè, è stata una cosa così, è andata male e basta. Comunque non so dove abbiamo dormito a San Menaio, ecco, questo non... Va bene, il posto era molto bello, però insomma, chiaramente. Sono qui adesso e farò il giudice, l'arbitro, diciamo, onorario per questa bella semifinale. Va bene, va Bene, bene. Allora direi di lasciar perdere le stupidaggini che Alino ci impone ogni volta con i suoi mezzucci proprio, bene. Sì, e tenta quindi sempre di esserci in qualche modo, sempre, ma... ma patetico se posso, se posso usare parole forti, parole giuste ma Un forti. posto da magister non si rifiuta, No, scusatemi. no, questo No, ma non, fai benissimo, infatti. sulla corruzione non mi permetto, anzi, l'approvo sempre, ho sempre detto che sono il più corruttibile dei giudici, quindi perfetto. Va bene, allora passerei. Francesco, vuoi avere tu l'onore di nominare, di annunciare il primo contendente? Il primo contendente Uno dei vado in due. ordine alfabetico, insomma, in Va ordine di bene, va bene. cognome. Partirei da Carmine Di Giandomenico, che è il nostro Eccolo primo qui. Buonasera a semifinalista. tutti. Ciao Carmine, ciao. Carmine, noti qualche faccia, insomma, che non ti è nuova per caso tra i giudici? Qualche tuo vecchio. Nuova, giusta nuova, una piccola, una con la barba folta. E che è? Ah, sì, vabbè, ti Personaggio che tu conosco. hai battuto e umiliato, vogliamo ricordare. Mi è dispiaciuto, però, insomma, ecco. È stato un derby combattuto, sì, nella prima, nel primissimo incontro del torneo, se ricordiamo, Carmine ha sconfitto Simone, si è difeso bene, dobbiamo dire, però diciamo che non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Vabbè, facciamo finta che non ne terrò conto nella mia veste Sarà di arbitro. un po'. Vabbè, Simone, Sarò vuoi un po' fare tu sopra gli le parti. onori e annunciare l'altro, il prossimo sfidante? Sì, vuoto di memoria, chi è lo sfidante? Enrico Machiavello, Enrico Machiavello. Ah, Ecco. questo annuncio molto umile, molto insomma tranquillo. Come avete visto, abbiamo levato la fanfara di Rocky, un po' per paura di copyright vari, un po' perché sono arrivate diverse lettere dagli avvocati, insomma, però a parte questo. Magari dalla prossima troveremo un modo per introdurre degnamente gli sfidanti. Enrico pure è qui in questa semifinale perché ha vinto un altro incontro precedente contro Paolo Cattaneo, che salutiamo e che però è stato sconfitto purtroppo, insomma.
Hai più Enrico, hai più sentito Paolo dopo la sconfitta? La No, sconfitta. Ha cambiato città. Sparito. Quindi l'ha presa malissimo, diciamo la verità. Un altro derby, perché entrambi genovesi, quindi solo derby abbiamo fatto praticamente, tranne l'ultima forse? Guarda, oggi ho un problema di fosforo. Non... Di memoria di Sì, chi era nell'ultima sfida? Sofferpira contro Martos, giusto? Giusto, 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 giusto. Esatto, e quello non era per esempio un derby. Va Non era un bene. derby, anche lì abbiamo notato, insomma, una certa maretta da parte di Martos Nella verso, pelle. sì, nella sconfitta. Sì. Non saremmo mai aspettati da fumettisti questo atteggiamento quasi di astio verso i propri colleghi. Non Ma sono abituato. stai riferendo pure a qualcuno che adesso è qui con noi, per caso, Simone, in live, no? Uno dei Ma competenti, magari. a chi ti riferisci? Scusami. No, dico, se tu magari ti stessi riferendo, non so, a un tuo pure compaesano, sai, no? Ah, no, 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 assolutamente, assolutamente. Anche perché Assolutamente. Carmine ha vinto, quindi ha tutto il diritto di essere in semifinale. La storia la scrivono i vincitori, insomma. Giusto, giusto. Va bene, va bene. Bene, Allora bene. io direi di iniziare, se Francesco e Simone sono d'accordo, sono d'accordo, parlo al plurale perché sono due, chiaramente, e direi di iniziare col lancio della moneta, il nostro famoso fatidico lancio della moneta. Chi sceglie testa, chi sceglie coda? Per me è indifferente. Tu Enrico vuoi? Ok. Testa. Testa, va bene. In questo caso, nella moneta che abbiamo internazionale, è code e testa. Quindi va bene. Lanciamo. Code, quindi croce, e quindi inizia Carmine, giusto? Sì, Giusto? sì, perfetto. perfetto. Chi dà il Perfetto, gong? Carmine. Allora io direi che se i giudici sono d'accordo, anzi, farei lanciare proprio il fight caratteristico tradizionale a Francesco, essendo l'ospite, diciamo, dell'arbitro del momento. Se siete pronti, insomma, che dire? Combattete, fight. Perfetto. Ok, parto. Che effetti. Grandi. Qua non badiamo a spese, proprio Hollywood. Fantastico. Bene, bene. Carmine, tu riproponi insomma, Il lottatore clown. vincente non si cambia. Anche Beh, sì. perché andrebbe contro il regolamento, insomma, metterne un Esatto. altro. Allora, già abbiamo qualche commento. Salvatore dice: lo imita benissimo, dai, riferito a Francesco. Almeno. Hai una seconda carriera nel caso lo volessi, Francesco. Già cimentato un po' come attore ogni In tanto, quindi effetti, sì. Però magari imitatore è un campo ancora più ristretto, magari. diciamo improvvisa. Comunque sì, è proprio nelle mie corde proprio come personaggio, Alino quindi subito ci dice: maledetti, ce la farò rientrare, ma speriamo tenta, di no. tenta. Speriamo di no. E vabbè, Milla ci chiede a quando il prossimo comico. Sono sempre domande delicate, ma insomma, purtroppo, vista la situazione attuale, ancora non possiamo fornirvi delle date. Mi dispiace, insomma, seguici sui canali e lo scoprirai. Io sarò il magister, questo non so se già è. Esatto, ormai Ho già in mente quanto, sì, un'edizione rivoluzionaria. Sarà tutto nero, tutto drappi militari, tutto dittatore. No, no, no. Tutto colorato, allora, vabbè. Immaginavo con un'armatura da magister, tipo una moschetta. Come minimo, insomma. No, è tutto. C'è qualche simpatizzante di Carmine? Un paio Esatto. almeno. Ma io vorrei chiedere invece ad Enrico che sta osservando il colpo di Carmine, vorrei capire quali sensazioni, quali emozioni, sentimenti sta provando in questo momento. Mi sono svegliato questa mattina con i sudori freddi e l'avversario è temibile. Ora stavo giusto guardando nelle mie mosse come potrei affrontare sto super pugnone a molla. Hai Forse già qualcosa. qualcosa in me? Ha già qualcosa in mente? Forse qualcosa, sì. Ma hai studiato il tuo avversario nei giorni precedenti, appena saputo chi dovevi studiare? Ho guardato tutti gli incontri. Si studia così, si fa pre-tattica e poi Possiamo dire speriamo. un vero professionista, Enrico. Complimenti, complimenti. Tanto di cappello. L'attenzione è seria qua, eh.
Sì, anche perché infatti Andrea ci dice uccidi Carmine, spezzagli una gamba. Hashtag Cobra Kai. Ok, io ho finito. Mando a Enrico. Mando. Passiamo a Enrico. Tra l'altro, a proposito di Cobra Kai, telefilm molto interessante, che non avete visto, consiglio, sì. È praticamente il seguito di Karate Kid, però fatto adesso con gli attori anziani, quindi è stupendo. Spezzano un femore nei primi 5 minuti. E... cadendo però nella No, in realtà sono gli allenatori dei due dojo. Qua continua ad esserci un giro di scommesse molto strano. Ma Chiavello, un mucchio di soldi su di te, ma non dirlo a Carmine, che era lo stesso Andrea che giustamente... Arrivato? Uccidi Carmine, spezza di... quindi strano, insomma, un po'. Arrivato. Ok. Emanuele ci dice, il solo rivedere di Gian Domenico ha messo Angelini in uno stato di enorme confusione. La ferita brucia ancora. brucia ancora. Un po' di pepe, un po' pepato questo Emanuele. Secondo me è pagato da Alino questo Emanuele. Sì, Alino che continua a dar fastidio dicendo Francesco ti sei giocato il posto di Magister. E poi Arti perché i nostri agenti lo portano via dalla tastiera appena possibile. Mi avete mandato questa foto, insomma, che era evidentemente facilmente, insomma, smascherabile. Quindi, insomma, io sì. Ma però è vero che Alino sta così spesso, insomma, questa... Questo poi comunichiamo che la foto è scaricabile dal sito del Comic Con per chiunque volesse utilizzarla come sfondo del desktop. Comic.it/Alino. Alino. Buonasera Alessandro. Macchi spacca. Ecco, un po' di supporto pure per Machiavello, giustamente, per Enrico. Diceva sì. Chiacchieravate, Carmine ha già fatto 3 tavole. Il Guinness di disegnatore di fumetti più veloce del mondo. Esagerato. Grande. Ciao, Lady. Beh, comunque c'è una bella curva per Carmine. Sì, sì, però pure per Enrico si sta rimpolpando. Devo dire la verità, abbastanza bilanciata a giudicare dai commenti. Enrico, cosa stai combinando? Raccontaci. Allora, io sto giocando una schivata e contrattacco. Schivata e contrattacco, interessante. Che si chiama Il richiamo della foresta. Il richiamo della foresta. E come mai questo nome? Ce lo spieghi? Ora ve lo svelo tosto. Immagino non sia finito qui, insomma, la schivata. Quel tosto ci preoccupa, vediamo. Esatto. Adesso una fine citazione letteraria, insomma. Qui c'è tutto Jack London proprio in questo. Esatto, sì. La mia domanda è cioè, ha preso freddo al pan... insomma. No, questa è una gragnuola di Tarzanelli. Una gragnola di Tarzanelli, quindi a culo nudo. Ci si vogliono prendere la briga di spiegare cosa è un Tarzanello? Io lo do per scontato, ma io penso sia internazionale, credo. Non... Ma comunque, anche non fosse abbastanza spiegativo, insomma. Sì, vi dico anche una curiosità che succedeva in Abruzzo negli anni 90, nei primi anni 90. Poi io voglio sapere quale curiosità legata a questa. Tarzanello, sì. Tempi di Commodore 64 e videogiochi piratati su cassette musicali registrati direttamente con lo stereo. C'era un negozio che vendeva giochi copiati in questo modo, a Pescara, sì. Non faccio il nome, che vendeva questo gioco chiamato Tarzanello, ed era non era altro che Wonder Boy, il videogioco, con questo bambino che è un piccolo Tarzan. E quindi la versione abruzzese era Tarzanello, venduta seriamente dentro il negozio. Molto bello. Molto solo bello. Che al posto di essere biondo era castano. Solo che? Al posto di essere biondo era castano. Ah, questo lo ricordo. Perché me lo dici? No. Riferimento alla materia di cui non i sogni, ma i Tarzanelli, quindi... Enrico, direi
che hai finito al tuo attacco. Allora, io ho inviato a Carmine la schivata e contrattacco. Ok, sto scaricando. Ma non toccava adesso di nuovo ad Enrico, Simone, per il regolamento? No, siccome ha fatto una schivata con contrattacco, adesso tocca... dovrei pararmi. Beh, allora, adesso noi, in quanto arbitri, dovremmo decidere a chi dovremmo votare, sì, a chi va il punto. Esatto. O se dar la patta. Ma inizio io, insomma, vai, sono bullo. E, io forse, visto che visivamente mi sembra ben schivato il pugno di Ego, del lottatore di Carmine, forse in questo caso attribuirei il colpo a Enrico, insomma, e al suo cusimano, perché effettivamente sembra della traiettoria colpire il personaggio di Carmine. Quindi forse leverei un hit point al personaggio di Carmine. Voi che dite, giudici? Vai Francesco, vai tu. Beh, è una bella... Come dire? Sì, insomma, è complesso, nel senso che sono due colpi... Cioè, indubbiamente il contrattacco di Enrico è minaccioso. Non si ferma prima, non mi colpisce, attenzione, non mi stanno colpendo, si fermano prima. Non è arrivato bene lo schizzo. Non lo vediamo andare a segno, quindi io mi terrei per una parità su questo. Per una parità, però non ti lasciare influenzare da Carmine, perché vedrai, ma il più agguerrito dei lottatori. No. No, diciamo che ecco, nessuno dei due, cioè, non c'è l'impatto, ecco, né del tarzanello né del pugno, quindi sì, per me sì, ecco, partirei con una parità. Nulla di fatto, va bene. Simone, allora... una domanda per Carmine, il tuo lottatore ha gli occhi aperti o chiusi? Il mio lottatore? Sì. Non ha occhi, è un pupazzo. Ah, ok, allora è patta, perché comunque non ha problemi di vista o cose del genere. Vabbè, allora, non dice niente degli occhi. Effettivamente non è un attacco così poderoso, solo danni, direi, morali. Morali soprattutto. Qui c'è lavoro per gli avvocati, diciamo, ma andrei con una parità. Come ha segnato Enrico un danno a entrambi? Vogliamo fare così per... Ma io lascerei... senza danni a nessuno dei due. Intatti. Va bene, allora Enrico, sì, come non detto, cancella e adesso aspettiamo quindi l'attacco successivo. Ok. Intanto Andrea ci chiede per Francesco, raccontaci qualche dietro le quinte della partecipazione ai corti di Gibi, però insomma, non so Francesco. Io no, ho lavorato con lui perché mi era stato promesso un ruolo di magister a Romix. Quindi niente, diciamo, non ho molto da... Però no, è stata una bella esperienza umana e professionale, quindi purtroppo il Romix d'oro è sfumato e vabbè. Un anno sfortunato per questa... Mi hanno promesso due o tre cose, anche a Luca, eravamo in mezzo accordo per un quinigi non grande, un medio quinigi, perché... una mezza pinta di quinigi. E quindi niente, è un anno veramente sfortunato questo 2020. Tanto Carmine apparentemente è già finito, in tre secondi è arrivato, ho fatto un click ed è già completo. Interessante. Ah, ho capito. Lui fa trivella il terreno e gli spunta le spalle. Esatto. Ci dice sempre che Andrea Tarzanelli versus Mazzarelle. Le mazzarelle abruzzesi sono a criptonite di Carmine. Carmine, vuoi commentare la cosa? Andrea cercare Tarzanelli versus Mazzarelle, grande. Vengono le mazzarelle. Grazie. Dobbiamo spiegare per chi non lo sapesse cosa sono le mazzarelle. Le mazzarelle è un piatto tipico abruzzese, soprattutto teramano, che si fa con i fegatini e con la lattuga, che sono degli involtini di fegatini che si vengono poi cotti o in bianco, o con il sughetto, e di solito ci si fanno dei panini, sono proprio dei fagottini tipo Xiao Mai, al contrario. Però vabbè, speriamo che stiano già preparando la cena in alcuni posti, vabbè che è un po' presto, però insomma sta venendo, a me è venuta fame, però ho sempre fame, devo dire la verità, quindi... E ha ragione Carmine, la gettata è corta riguardo all'attacco precedente. E poi Alino, che sta sempre in mezzo, dice il guinigi medio è geniale. Vabbè.
Ma vuoi commentare un po', Carmine, questo tuo schivata contro, così è una schivata contro colpo? I Tarzanelli che giustamente ci mettono tempo. Lui fa come Superman, vi ricordate Superman quando arriva al laboratorio di Lex Luthor? Divella il terreno, spunta da dietro e, essendo un mutaforme, la sua mano si trasforma in un martello e dà una martellata in testa. Ecco. Ma mi sembrava un colpo pacato, diciamo. Qui l'impatto c'è, purtroppo. Ricorda, non so se avete mai visto un film di Kevin Smith, Jay e Silent Bob, qualcosa a che fare con Hollywood, non ricordo il titolo completo. C'era un personaggio che si chiamava Spaccacazzi, che era fatto, che aveva il pugno fatto in questo modo. Tra l'altro interpretato dall'attore di che interpreta Luke Skywalker, adesso non ricordo il nome. Esatto. Sì. Sì, ho presente la saga, forse non di tutto, diciamo... Enrico, controllo, vedi se è arrivato? Sì. Jay e Silent Bob, però questo episodio mi sa mi manca. Carmine è genio, grazie Irene. Ecco. Vedo Enrico che è completo e coperto dalle inserzioni. Enrico, ci sei? Sì. Sì, purtroppo quando mettiamo i commenti, quello in basso viene sempre nascosto. Quindi il colpo di prima di Carmine non l'abbiamo giudicato? Beh, quest'ultimo, questa mazzata, infatti. Sì, non abbiamo assegnato la penalità di Enrico. Vabbè, direi che hai ragione, direi che però è abbastanza scontato, almeno per me, ma sentiamo i vostri pareri, che il punto forse vada levato a Enrico, nel senso che è un danno per Enrico, però ditemi voi. Cioè, io più che altro volevo ragionare con voi se è da uno o da due di penalità, perché è bello forte. Forte, frontale, la presenza del sangue potrebbe anche aver lasciato menomato l'avversario in qualche modo. Diciamo, c'è un altro occhio ancora comunque libero, quindi non so, forse due sono troppi, però insomma è una bella bastonata, cioè niente da dire. Ok, ok. Allora no. Lasciamo da uno. Tu che allora. Dici, Kevin? Ma io dici due, forse pure io direi due, sai, è bella una bella bastonata. Poi c'è il sangue, cioè se c'è il sangue vuol dire che ha proprio scavato nella pelle, nella carne, quindi è un danno forte, insomma. Se no vi propongo un'alternativa, una via di mezzo, potremmo togliere un punto e far disegnare Enrico con un occhio solo. Per tutto il resto dell'incontro mi sembra cattiveria vera. Beh, sì, sì. Vabbè, essendo un disegno 2D, dici tu non ha bisogno di tutta questa profondità. La profondità, esatto. Che ne dite, giudici? Vogliamo... Allora io direi a questo punto una via di mezzo tra le tue idee matte, insomma, e non far perdere la vista ai decimi ai nostri autori coinvolti. Direi di dargli un danno e far disegnare il prossimo turno con un occhio bendato. Ok, quindi mi sembra un compromesso accettabile, insomma. Esatto, Enrico, quello che preferisci, direi. Ok, no, non fa niente, facciamo meno realismo. In teoria è l'occhio sinistro, però insomma, vedi tu, è il mio sinistro, è infatti perfetto. Perciò guardate allora. Quel mignoletto aperto, furbo, eh? Esatto, è un po' di sbiego, ci vede. Allora, visto che l'altra volta Cusimano del terzo piano aveva assorbito nel suo essere il concorrente sconosciuto di Cattaneo, noi abbiamo una mossa che vede una combinazione di una combo con ok, ricordo era il finale dello scorso, è preparatissimo lui. Perché ricordiamo, il tuo personaggio aveva a fine incontro contro Cattaneo, ne aveva assorbito il personaggio. L'aveva inglobato. Inglobato tramite un orifizio particolare, ricordo. Sì. È entrata su stile il secondo, come negli anni 80, no? Sai quando arriva l'amico che sta in difficoltà, che dà la sensazione all'avversario. Ok.
Quindi Enrico, in poche parole, cosa succede? Sotto il martello? Allora, lui scompare perché è anche mezzo magico, è tutto magico, mezzo magico, scompare, riappare da una sorta di wormhole e appunto da questa breccia magica appare alle spalle di Ego e lo attacca dove la guardia è sguarnita. Ora, okay. Parlare, disegnare con un occhio solo così, se qualcun altro si prende l'onere di intrattenere tutto, mi fa piacere. Io direi che basta, dai, come penalità, dai, già fatto tanto, togli quella mano da lui. Togli quella mano da lui. Carmine, non essere mosso a pietà, vuoi vincere o no? È per Dio. Se giocare con tempo, Cristiano, sta così tutto il tempo. E sotto leggo Andrea G. Ciccarelli che nomina la Fumettisti Fight Challenge. Esatto. Sì, beh, grande, sì. Grande, grande, sì, grazie, sì, sì. Che ha fatto Giuseppe Zironi, grandissimo, ci siamo divertiti. Altro, hai partecipato anche tu, Carmine, mi sembra, giusto? Sì, dove non ho preso il divano, sono caduto sul serio. Invece Francesco leggevo che era stato invitato, però... Sì, ho declinato l'invito perché mi vergogno. ti dirò la verità, anche noi abbiamo provato a invitare gli organizzatori della challenge a questa diretta per poterci raccontare il video, com'è nato l'idea, però non siamo riusciti a, insomma, avere una risposta in tempo, quindi speriamo magari prossima semifinale o in finale di poterli avere con noi per un... Così, purtroppo un piccolo spot. I dello showbiz sono sempre un po' delicati, insomma. Sì, sì. Però bella iniziativa, insomma, molto a tema. Sì, molto carina. Andrea ci dice sempre, grande colpo Machiavello, bravo, soldi ben puntati per lui, insomma. Irene invece cazzea Carmine dicendogli che è troppo compassionevole. C'hai ragione, Irene, però... Cioè dai, disegna con un occhio solo non è facile. Va bene, va bene. Ok. Io direi che pure il colpo di Enrico è bello bello. Certo, non è un martello. Però c'è sangue, però c'è sangue. Mi piace, quindi sì, sì, io... Poi, insomma, è evidente che c'è stato un problema al timpano sinistro del lottatore di Carmine. Sì, è diventato sordo. Va bene. È diventato sordo. Li vuoi, sì, per forza segnare con un handicap praticamente, Simone? Beh, credo proprio che il colpo ce lo suggerisca, insomma, in qualche modo. E voi che dite? Sì, c'è anche della materia cerebrale, secondo me, quindi io per me... Pure facciamo un'operazione al volo a Carmine. No, però sì, per me il colpo, insomma, è buono. Insomma. Sì. Sono d'accordo con gli altri due giudici, quindi direi un danno anche a Carmine. Sì, un danno anche ad Ego, sì, di Carmine. Quindi segnare. Adesso chi tocca? Ho perso un po', ammetto il turno di chi era, Simone, che tu sei quello più tecnico, sei anche l'ideatore, ricordiamo sempre, del format. Beh, il colpo continua lui. Beh, continua. No, ricomincia Carmine perché ha proprio affondato l'attacco Enrico, okay. Quindi per una questione di alternanza tocca a Carmine. Allora Carmine, puoi iniziare pure da capo perché adesso è proprio pulito. Enrico. Ah, però attenzione, ci chiedono se Ego ha le orecchie effettivamente, che non avendo gli occhi. Come Carmine? Non ha le orecchie. Sì, sempre. Okay. Non ha gli occhi, non ha le orecchie. Mannaggia. È un una. Solo che al posto delle orecchie c'ha i ciuffi di capelli. Quindi quel sangue potrebbe essere una vena esplosa, qualcosa della testa. Sì, sì. No, vabbè, ma ci sta. Ma aspetto che arriva... Ah no, non ti sto mandando niente. Riparti da bianco. Esatto. Ah, sì. Con fare la consecuzione del colpo. Allora te lo mando. Beh, così diamo una sequenzialità. Ok.
anche per i lettori. E passiamo a un secondo round, un altro discorso. Io sarei per l'idea di ripartire dal bianco. Che dici? Di ripartire dal bianco? Ma sì. E allora i giudici hanno deciso, sì, vai Carmine. Tocca a Enrico, perché ho iniziato io, tocca a lui il secondo round. Ah già, hai ragione. Scusate, mea culpa. Carlo ci dice che Ego con 6, 5, 5O è un gran bel personaggio con 4O. No. Quindi grazie, Ego è un gran bel personaggio così. Perde una O, diciamo. Ma... Esatto. È sul finale, perché si fa. Vale un mio amico di infanzia ed è stato il primo a vestirsi da Ego. È stato il primo cosplay di Ego in Italia. Ma chi? Carlo. Ah, il ragazzo che ha scritto è un amico mio. Ah, ok. È una foto a portata di mano di lui travestito? Purtroppo no. Ah, magari ce l'ha. Carlo, mandacela nei commenti. Facendo la mostra a Gadicce di Udeis, e Carlo si vestì per l'occasione da Ego mentre presentavamo la mostra. Beh, se ci manda la foto in qualche modo qualcuno, la mandiamo. Con i nostri potenti mezzi di streaming, la regia che ho perso. Beh, se Carlo si vuole vestire da Ego nel frattempo durante la battaglia, si vuole fare una foto per la durata che hanno queste live, secondo me ce la fa tranquillamente. Che stato Enrico? Non l'ho colpito. Ah, ti stai ricomponendo, è magico. Enrico, ci vuoi raccontare un po' che cosa stai disegnando, cosa sta facendo? Riparto con un attacco classico che ha un gran pugnone di panza. Ah, ok. Un gran pugnone di panza. Cavoli. Prende tutta la zona centrale, mi sa che sarà un problema averti schivarlo, Carmine. Cattolica, chiedo scusa, Cattolica. Ha ragione Ciccarelli. Ah, okay. Vabbè, mi sono confuso. Vabbè. Enrico diceva, faccio il riporto a Cusimano, fa freddo ancora, credo, riferito alla difesa della volta scorsa. Ok, quindi ora devo ripararmi da questo. Com'è che si chiama, Enrico, questo? È un pugnone di Cusimano. Il pugno di Cusimano, ok. Pugno di panza. Dice Enrico, pugno di panza chiama ambulanza. Se fa rima è vero, come sanno tutti. Macchi, bravo, fai un richiamo al nostro braccio di ferro. Dice Armin. E non sei il primo autore, Enrico, con cui si cita Braccio di Ferro, il suo autore Sigar, pure Spugna cioè aveva decantato il suo amore la volta scorsa nel suo incontro. Ah, qua è arrivato. Sì, beh, Braccio di Ferro l'ho letto tantissimo da piccolo e tuttora mi piace, non vedo l'ora. È notizia di questi giorni che Tatarkovsky rifarà un lungometraggio di cui girava un po' di tempo fa un trailer di prova che era meraviglioso, un meraviglioso omaggio ai cartoni della Flash, di Fleischer e fumetti di Segar. E bene, sì, lo amo tra tanti, ma mediamente i fumetti mi piacciono quasi tutti. È imbarazzante, capita che ti chiedono ma qual è il tuo fumetto o fumettista preferito. Sono così tanti che ogni volta cambio in base all'occasione, sono così, ecumenico. È giusto, ci sta. È stato pure un po' di ispirazione per il tuo stile, pensi? È stato un po' influenzato? Per esempio, Spugna lo confessa ogni intervista, l'ha ripetuto più volte. Sì,
sì, anche, ma come tutti gli altri, perché certo. Poi si sedimenta sempre qualcosa, no? Ti rimane, poi ti riesce attraverso la penna e poi viene fuori un mélange, un minestrone che è il tuo stile, perché cerchi di riproporre quello che hai amato, penso. Certo, certo. Conteggio della barra della vita era così, è giusto? Un colpo ciascuno, sì, perché era il pugno martello e poi il pugno. Sì, ancora il pugno in testa. Va bene, va bene. Carmine, che stai combinando? Raccontaci un po'. In che senso? Che come stai, come stai rispondendo al colpo? È vero che non ti si vede dentro la telecamera, però... Ok, a sorpresa, d'accordo, d'accordo. Che è tosta rispondo a questa cosa, cioè non è semplicissimo. Ecco, bisogna che non ho gli schemini, capito? Te l'ho detto, vado a istinto. Vabbè, comunque secondo me ha risposto così un po' sulla difensiva pure per chi da chi partiva questa domanda, diciamo la verità. Attenzione che non è una difensiva. Non è una difensiva. Ma cosa ha preso, un lembo di pelle del braccio? No. No. Che suspense. Ma quindi se non è in difensiva, poi ci sarà una seconda azione. Poi dovete giudicare voi, qua, mo. Io l'unica cosa che so è che, essendo un mutaforme, Ego può prendere forme come Mr. Fantastic. Ok. Crea uno specchio riflesso. Specchio riflesso è una cosa di tutto rispetto. Cioè non... È bello capire poi come continua. Specchio riflesso. Cioè, vabbè, molto concentrato. A me viene cadi nel cesso. Poi... vedi? Ma Carmine, lo puoi pure lasciare così, non è male, vabbè, un po' più sopra forse. C'è anche dell'animazione, no, cioè, no. Ci illudiamo. Ma quindi è chiaramente uno specchio magico, non è vetro normale quello da cui è composto questo specchio? No, ti prende un coraggio dimensionale dove rimane indietro il corpo. Ah, ok, ok. Però questo Mr. Fantastic non poteva farlo. Ma è così. È un dio, alzo le mani, allora. Comunque specchio riflesso è dalla scuola, che è un'arma, certo. Come dire, collaudata e efficacissima, insomma, quindi questo. Però diciamo anche che, insomma, lo specchio, dato il personaggio si chiama Ego, è abbastanza a tema. Carmine non sta uscendo fuori da come dire, dalle caratteristiche peculiari del suo personaggio. Vabbè, mi è chiaro capire che siete stati corrotti da Carmine, da te Simone non me lo sarei mai aspettato. No, per non fare, si lascia corrompere. Mentre Enrico, come la stai vivendo questo rimaneggiamento massiccio, pesante del tuo personaggio da parte di Carmine, che sta facendo quello che vuole? Accuso il colpo. Accuso il colpo morale, immagino, sempre identitario almeno. Ci chiederemo uno specchio buco nero? No, è come un portale, quindi volendo, sì. Sì. Se vabbè, i buchi neri hanno delle leggi fisiche anche non particolarmente studiate, ma non è questo il contesto, diciamo. Era da 35 anni che non subivo uno specchio riflesso. Esatto. Diciamo che dopo la terza media già cade in disuso, però è ancora efficace effettivamente. Sì, dalla terza media subentrano le mamme, mi sa, no? Più o meno. Sì, sì, si fa un salto. Di qualità. Sì, sì, sì. Ok. Poi, a voi capitava di rispondere con la faccia di velluto allo specchio riflesso? No, assolutamente. Certo. Ah, ok. Ci hai creduto, faccia di velluto, insomma. Che no. Magari potrebbe essere un suggerimento per una risposta per Enrico. Vedi che uso giochi degli anni 70, capito? Cioè, quindi sto messo male. Giovinezza proprio che viene fuori da queste cose.
Sì, sì. Ergo ci dice, risposta geniale, caspita, Macchi, ti devi superare qui. Ok. Capito? Da un Enrico all'altro, così tra Enrichi. Ma in fondo, quindi, come facciamo? Dovete giudicare adesso, credo, o no? Beh, questo è quasi da KO. Non... Sì, vediamo adesso. Non è che ci hai dato molta... diciamo che... che Cusimano ha cusimato abbastanza il colpo. Sì, 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 anche secondo me questo colpo è insomma, pesante. Allora, io direi... Vediamo come risponde Enrico. Esatto, io direi, vediamo, perché magari essendo comunque un po' magico Cusimano... Okay. Magari... Subito. Come alcuni tipi di verme può essere diviso in due e continuare a vivere tranquillamente, insomma. Però comunque è un colpo, cioè sì. Una penalità la darei, non so voi, arbitri, ditemi anche il vostro parere. No, io sì, non sono d'accordo per la... Sì, sì, sì. Magari almeno non da KO, però... Poi Enrico, dici tu, penso che possa sopportare un colpo di questo tipo, il tuo personaggio. Ma sì, ora che ha acquisito proprietà magiche, oserei dire miracolose. Non ritrovo la cartella, devo andare a finire. Allo specchio riflesso avrei tanta voglia di contrattaccare con un ti saluta tanto, però non lo so. Ma come ripetiamo sempre, non ci sono regole, quindi sentiti libero, Enrico. Ok, sto mandando e arrivo. Sì. Dice Andrea, lo ha solo moltiplicato Cusimano, ora ce ne sono due, quindi potresti aver, diciamo, esserti tirato un bastone tra le ruote da solo, Carmine. Non è detto, potrei avere anche una contromossa contro due. Averla già pensata. Oh cavolo, agguerritissimo Carmine, cioè non si lascia mai prendere in contropiede, vai di sorpresa, cioè proprio un piano B. C'è sempre una via di fuga. Comunque, posso dire, Simone, c'è onore in aver perso contro Carmine, eh? Ah, sicuramente è un avversario molto molto difficile. Di un po', ma hai trovato delle auto bruciate sotto casa tua dopo che avevi vinto a sfregio da parte di Carmine, Simone? L'ho trovata, però non ci ho pensato che fosse questa cosa. Oppure sulla Carmine ha rigato un po' perdente. La marcatura l'ho ritrovata. Allora, qua ho l'autocertificazione. Esatto. C'è scritto vado a bruciare la macchina a casa di Carmine. E giustamente, siccome anche i carabinieri avevano seguito il torneo delle mazzate, ti hanno fatto passare. Beh, certo, mi hanno detto per dare una, insomma, non vogliamo intrometterci in queste dinamiche di spettacolo. Quindi avranno detto anche loro: basta che non fate più rientrare Alino. Insomma, come certo, certo. Un attimo, che arrivo. Sì, sì, sì. Paola ti fa per Carmine, grande. No. Francesco, tu che sei fresco a questo torneo, che ne pensi come modalità? Ammirato, infatti intervengo poco perché sto seguendo gli sviluppi e sono veramente okay. Sì, sì, sì. È complicato, insomma, è una bella sfida, insomma. No, sono due gran bei lottatori, dobbiamo dire, insomma. Abbiamo seguiti fin da quando erano agli inizi, si sono formati. Erano con i pantaloncini corti, insomma. Esatto. Giudici, mi vedo costretto ad usare la supermossa, perché qua la situazione è difficile. Scelta saggia, direi, anche un po' forzata. Supermossa. Ricordiamo, giudici, che abbiamo sempre i bonus malus da attribuire, che quindi sono questi effetti randomici, come una trappola che spunta all'improvviso e fa danno a uno dei due personaggi, o un aiuto inaspettato. Esatto. Da parte del pubblico o a nostra discrezione o col lancio di una moneta, insomma. Invece... Simone, mentre finisce l'attacco Carmine, ci volevi parlare di qualcosa?
Ma sì, sì, ho pensato di introdurre una nuova rubrica per il nostro, per le nostre semifinali e finale. E questo perché? Perché il canale delle mazzate durante gli anni si è avvicinato ad altre realtà che sono state affini per qualche motivo. E quindi ho pensato di creare questa rubrica. Condividiamo subito. Ah, i cugini. No. Sì, i cugini delle mazzate. I cugini delle mazzate. I cugini di campagna. Vabbè. Guarda, non ci vai lontano, perché in questa prima puntata vi parlo di Fort Thunder, Providence, Rhode Island. E Fort Thunder è una sorta di comune di artisti, insomma, di artisti di quella zona lì degli Stati Uniti, che avevano praticamente messo in piedi questa comune dentro un vecchio casolare coloniale. E io incontrai Matt Brinkman due anni fa al Billboard Bull, che c'era una sua bellissima mostra. Lui fa parte di questo collettivo, faceva parte. Tra l'altro vincitore di un Guinigi l'anno scorso e anche candidato a un Micheluzzi, se non sbaglio, con dei suoi lavori pubblicati da All of Press, sì. E facendo due chiacchiere con Matt, soprattutto lui vedendo, avevo sotto mano un libro di mazzate, insomma, il libretto che avevo pubblicato, autoprodotto, in seguito alla creazione del canale delle mazzate, mi disse: ma sai che anche noi in Fort Thunder facevamo queste cose qui? Anzi, facevamo anche queste altre cose, e vi faccio vedere. Questo è un video originale. D'epoca. Metto l'audio, Allora, praticamente loro dentro il casolare si travestivano, creavano costumi. Incredibile. Creavano questi incontri. Non so se si vede bene, perché il video è un po' a bassa risoluzione. Si vede abbastanza per farci capire, insomma, il livello. Sì, ma adesso vi vorrei far vedere, tanto dura pochissimo, un minuto. Vorrei far vedere che adesso nel pubblico arriva anche un elemento di disturbo molto interessante. Comunque vedete la varietà, di la fantasia. È un materasso. Sì, un materasso, quindi incontri di tutti i tipi, tutti i generi. Ma sono gli autori travestiti da... Sono gli autori, amici, frequentatori della comunità. Guardate adesso nel pubblico, arriva lui. Non so se riuscite a vedere bene. Ma è enorme. È un mostro enorme, in poliuretano, non so in cosa sia fatto, cartapesta. E poi se sentite in sottofondo c'è una batteria fortissima, molto probabilmente Brian Chippendale, che è musicista dei Lightning Bolt, che fa parte di questa comune, anche lui fumettista, tra l'altro. Quindi univano wrestling, musica dal vivo e tante altre cose. Molto bello. Okay. La tolgo un attimo. Sì, torniamo su Enrico, che vediamo, insomma... Ah, Enrico, spiegaci un po', che è successo? Eravamo rimasti che era tagliato in due, Cusimano. Cusimano, esatto, messo alle strette, si ricucisce e, frustrato dalla rabbia, gli tira un Padre Pio, che come è noto a tutti è il santo protettore dei mazzolatori. E come tutti i santi ha una densità specifica più pesante dell'uranio impoverito. Quindi, questa è tosta. Oltre alla magia si scomodano anche i santi, e si sa, no? la dottrina di Padre Pio passava anche attraverso le buoni sganassoni. Poi con il dono dell'ubiquità può picchiarti davanti, da dietro, e può essere ovunque, insomma. Sì, in effetti può picchiare anche uno da un'altra parte, può curare un orfanello e contemporaneamente essere qui per dare le mazzate a Ego, insomma. E la mano ferrata, tra l'altro, è altamente aerodinamica, per cui non c'è... è arriva più veloce. Non c'è attrito, è vero. Non c'è attrito ed è un colpo pericoloso quello. Non... Tu la vedi esile, ma arriva pesante, quindi... È tipo una scalatura della Lino, è rimasto sconvolto. Sì. Alessandro ci dice: la finale la fate così, riferito al combattimento di prima, live action. Sì, in questo vorrei prendere, insomma, chiamare in causa il prossimo magister Artibani.
Cioè, tieni presente che si è creata una situazione che dovrei gestire. Quindi, prossimo come dice anche Alino, prossimo torneo lo facciamo così, fisico. Io ho una grossa idea per vivacizzare la consegna dei Micheluzzi. Non vengono assegnati, vengono conquistati. Si mettono i premi lì e chi rimane si prende il premio. Uno può anche prendersene due, tre, tipo Ortolani. Tipo come per il wrestling, tipo Royal Rumble, oppure la modalità con la scala, che devono salire in cima alla scala e prendere la cintura. Noi li mettiamo su un tavolino lì al centro della fiera, e tutta la gente intorno e gli autori che si picchiano come vogliono. Insomma, secondo me è una bella cosa e vivacizza anche un po' e riporta, diciamo, il merito nel fumetto. Insomma, quindi se uno riesce a conquistare quel premio, è perché che così rispondo. Sì, sto mandando. Ne sarà contento Santucci, insomma, che auspica sempre per i grossi, insomma. No, alcuni autori sì che sono avvantaggiati, però esatto. I piccoli anche sono cattivi, secondo me. C'è gente... Sì, sì. Poi, ragazzi, se sei d'accordo, proporrei anche il premio stesso, che ricordiamo è una lastra di un materiale trasparente. Sì, e anche rigido, di affilarlo nella sommità, farle una lama, un piedistallo, nascondere tipo, che ne so, le armi da prigione, tipo è l'ora d'aria ad Alcatraz praticamente, sì, quindi sì. Puoi combattere con il cucchiaio, col Micheluzzi, tutto quello che trovi, tutto quello che trovi, esattamente, puoi fare anche Micheluzzi vinti tipo dalle edizioni passate. Assolutamente, anch'io posso partecipare, anch'io porto i miei, quindi esatto. Li puoi lanciare, dipende poi quanti ne hai, insomma. Certo, e beh, sei vantaggiato, se hai il pedigree da campione, ovviamente è giusto che tu sia vantaggiato. Comunque... Quasi dice addirittura così escludereste automaticamente Recchioni, non so per quale motivo, anche perché ho visto nel video dei Mazzolatori che è uscito pochi giorni fa, che Roberto Recchioni è molto bravo con i nunjatsu, quei bastoni... Un ciacu, giusto, scusate la mia ignoranza. Ma ti preoccupare. Quindi ce lo vedo in una competizione del genere, perché no? Sì, come sì, tutti, insomma. Anche perché ne abbiamo 83 che hanno partecipato al video, che già possono essere dei perfetti concorrenti per il finale. Esatto. Assolutamente. Quando volete, io ho già delle idee. Molto ok, precise. Perfetto. Allora, vabbè, io dico la mia subito, così mi levo da davanti. Io darei almeno un hit, insomma, ai danni di Diego, di Carmine. Sì. No, il Padre Pio colpisce, insomma, secondo me sì, funziona. Simone, ricordati che... Sì, poi vedo anche un pugno che passa da parte a parte il personaggio di Carmine. Sembrerebbe. Però teniamo bene a mente che il personaggio di Carmine è, appunto, come Mr. Fantastic, come Reed Richards, un uomo di gomma, quindi... magari può cambiare, muta forma, quindi può cambiare la sua consistenza. Il trapasso non è magari un danno così pesante per il suo tipo di corpo, insomma, ma per me il danno comunque c'è del sangue comunque, insomma. Sì, sì. Io darei la penalità a Carmine. Sì. Ok, Carmine, allora segnati un altro danno, vediamo come un rotto. Yes, sì. Sì, tanto è arrivato, okay. Che Carmine, insomma, prepara la sua risposta, è arrivato il solito corbò. Dice Carmine, rispondi con padre Agostino Gemelli. Io... Si vede che il corbò ha studiato nel campo, sì, insomma. Sì. O in alternativa ha visto la fiction con Castellitto l'altra sera, quindi... ma evidentemente è un diciamo, non è... Entrava subito a gamma ancora più tesa con ha vinto Carmine, forza, possiamo andare a cena subito già deciso lui. 19, come in Valle d'Aosta. Ma tu Francesco dici che a Corbò, essendo dipendente Rai, gli arrivano direttamente le nozioni, non so, tramite un sistema particolare di cavi. No, tramite il televideo. Dalle fiction, senza vederle. Non... Usano il televideo per comunicare. Ah, okay. C'è questa cosa. Anche... Paola fa una citazione a Maccio Capatonda, insomma, i parei sono abbastanza questa mossa di Enrico ha suscitato un po' di emozione nel pubblico. Insomma. Andrea dice che Padre Pio non è battibile proprio, per la santità, immagino.
Poi tra l'altro padre Maronno, nostro conterraneo, mio e di Carmine. Alino ci scrive riguardo alla Royal Rumble per i Micheluzzi, un'idea geniale, Francesco, li devono strappare dalle mani di Matteo Stefanelli. Però io aggiungerei magari Matteo Stefanelli all'interno di un esoscheletro, tipo, sarebbe molto più divertente. Di un cubo di cemento anche, insomma, che la gente deve rompere. Esatto. Tutto il budget dell'area fumetto va in un'armatura. Esatto. Però ricordiamo chi è Matteo Stefanelli, perché magari certo. non tutti lo conoscono. Il direttore artistico del Comic-Con dall'anno scorso, fondamentalmente. Doveva esserlo anche quest'anno, lo è anche di quest'anno. Però insomma, non essendoci ancora stata la fiera, adesso all'attivo un'edizione. Però. Non può rispondere Carmine, ci dico Enrico, perché scherza con i santi, ma lascia stare i santi. Pure questo fa rima, quindi io quando fanno rima non mi sento mai di contraddire, sinceramente. No. La poesia vince sempre, non possiamo... Ne ferisce più la rima che la spada. Niente. Un colpo multiplo, sì, è una sorta di Carmine. Direi che hai finito, no? L'esecuzione del tuo colpo. Sì, allora il mio colpo è questo: che lui è stato colpito, si accascia, però diventa come un riccio in maniera che riesce a bloccare Patrizio, riparato contro il muro usando i fori delle mani, e quindi lo ferma. E con altri spintoni infilza il personaggio. Questo è devastante, in effetti. Sì, sì. Hai crocifisso Padre Pio? Esatto. Perché okay, sì. Prima te passa, però quello nel collo ti manda dritto all'inferno. Già ci sto, quindi non è un problema. Va bene. Allora passiamo a votare, che dite? Sì, insomma, io voto a favore di questa risposta di Ego, perché insomma mi sembra molto definitiva, ecco, nel senso che stronca i due avversari, fora gli occhi, non lascia molto spazio a interpretazione, insomma. Sì, è pesante, sì. Simone, tu che dici? Beh, sì, effettivamente è un colpo da far subire ad Enrico, questo. Però il personaggio di Enrico, perché ha molti altri sensi oltre la vista da sfruttare, certo. Come abbiamo visto prima, anche se certo. Allora io direi di assegnare, però non occhi chiusi, no, direi di assegnare il danno a Cosimano, quindi disegnare una tacchetta in meno della sua barra della salute, e di lasciare però ovviamente la risposta a Enrico, insomma. Sì. Poi d'altro Enrico Sanna suggerisce che esiste sempre la guarigione miracolosa, che effettivamente avendo parlato di Padre Pio finora, e di santità, ci sta in magia, sì. Certo, no, tutto è possibile. Va bene. La vedo molto combattuta, tra l'altro potrebbe essere anche il primo caso, se non sbaglio, che riusciremo ad arrivare al KO, perché non mi pare che siamo sempre finiti a punti, Simone, forse nel caso tuo siamo finiti col KO, giusto il primo incontro, giusto? Sì, col mio sì. Carmine è uno che l'avversario lo finisce col KO, ho questa sensazione. Sì, ma se potesse... Potrebbe succedere anche oggi. Arriverebbe anche, diciamo, a rubargli tipo gli affetti, la famiglia, tipo lo vedo come malvagio in cima a un palazzo che tipo non so come un po' l'ho appena mandata. Ok. Enrico, cosa sono quei bei frisbee che hai dietro sulla parete? Sono dei quadri. Ah. Sono solo rotonde. Sì, sono molto piccole, non riesco... C'è una Genova che brucia, c'è un diavoletto e c'è della gente che si scalda. Ma sei tu l'autore, Enrico? Sì. Eccolo.
Vediamo. Ok, adesso tocca a Enrico. Giudici, vogliamo assegnare un bonus malus? Beh, sì, forse... Ma io farei decidere al nuovo arbitro. Lascio la parola. Io pensavo in maniera pilatesca di far decidere al pubblico che se è possibile, se è possibile appellarsi agli spettatori, a chi sta seguendo la diretta, perché non lo so, è talmente combattuta questa cosa. Francesco inglobato, riesce nuovamente l'amico. Ah, il personaggio di Paolo Cattaneo, quindi lo sconosciuto, scappa praticamente dal corpo che possedeva, in cui era anzi ingabbiato. Enrico lascia le spoglie mortali ed emana la sua figura cosmica. Ok, e che tipo di bonus o malus vogliamo? Poi faremo decidere il pubblico a chi dei due andrà. Io direi di decidere noi che tipo di danno o di bonus appunto assegnare. Io proporrei un bonus perché si stanno facendo malus tantissimo tutti e due, quindi non vorrei... Poi, fino ad ora abbiamo assegnato solo malus perché siamo... Solo malus. Per dare anche una speranza, insomma. Esatto. Non lo so, fare così, parere personale, però insomma... Che vogliamo... dici, giudice Simone? Sì, sono d'accordo. Perfetto. Allora, che facciamo? Un ripristino di vita o magari che il colpo che sfererà il prossimo avrà doppia potenza? È una bella... Ma forse un ripristino di vita? Non lo so, ecco, non... È arrivato Paolo Cattaneo, l'autore del personaggio che adesso sta... Che è imprigionato nel loro incontro, Enrico, che adesso sta per utilizzare. Però. Benissimo, bravissimo. Applausi al Cosmo. Beh, che dite, vogliamo fare una cosa non di parte e far decidere questa cosa a Paolo Cattaneo? Dai, Paolo, tu che sei parziale. E vogliamo fare il colpo successivo, doppio danno a chi cadrà, insomma, a chi sarà deciso. Oppure il ripristino di un punto vita uno dei due. Scegli, Paolo. Vediamo, perché c'è un po' di latenza, chiaramente. Quindi... Certo. O Paolo magari ha chiuso la diretta, è entrato per il suo PR gli ha detto che lo stavano nominando e quindi si è collegato giusto per fare il saluto papale di circostanza. Ecco, ripristino. Grazie Paolo. Grazie. Efficientissimo. Esatto. E allora lasciamo votare, insomma, il pubblico. A chi dei due andrà ripristinato punto vita? Votate, scrivetelo nei commenti, se è Carmine o Enrico, se è Ego o Cosimano. Via il televoto. Non abbiamo un'animazione per il televoto, purtroppo. Possiamo rimandare quella del combattimento, diciamo. Quanto tempo hanno per votare più o meno quando c'è il televoto? Ma vediamo perché c'è sempre un po' di latenza, come dicevo prima. Vediamo un po' quando abbiamo raccolto un numero sufficiente per capire più o meno l'andazzo, diciamo, del volere del pubblico, poi diciamo stop così in maniera perentoria. Va bene. Un primo voto per Carmine da Paola nel prete. Grazie Paola. Sta scrivendo a tutti su WhatsApp, su Facebook, tipo... vabbè, coi piedi, sotto la scrivania. Secondo voto di Luca, di Simone per Carmine. Carmine. Aspetta che me li segno tutti. Luca, così la prossima piena di plasti. Esatto. Quando vengono a chiederti il libro, l'autografo, il firmacopie... Quindi adesso come funziona? Adesso intanto direi di votare, valutare comunque il contrattacco, l'attacco di Enrico.
Vi faccio notare che i voti di Carmine arrivano da Facebook e quelli di Enrico da YouTube. C'è anche uno scontro tra piattaforme. Forse Enrico ha anche una doppia vita da streamer, tipo da fare gameplay, tipo probabilmente di, non so, Call of Duty Warzone, per dire. No, un canale dove faccio slime con il glitter. Ok. Ah, c'è il voto anche di Cattaneo per Enrico, dice ovviamente, e forza Sampdoria. Ovviamente voto Enrico e forza Sampdoria. Tutto a un prezzo. È molto contento di questo voto, è dolce amaro. Allora, ricordiamo che lo scorso scontro tra Enrico e Paolo si è giocato anche in ambito calcistico, perché sì. Enrico tifoso del Genoa e Paolo sampdoriano sfegatato, quindi siamo riusciti all'inizio del match a distogliere il discorso dall'ambito calcistico, se no sarebbe parlato solo di quello, molto probabilmente. Sì. Poi di due squadre che andavano alla grande prima che si fermasse il mondo, quindi... Esatto. Sai che palle. Comunque pare sia vincendo Enrico, eh? A quanto siamo adesso? Uno, due, tre... Con Enrico, via di cavallare. Siamo tre per Carmine e uno, due... 3 credo e 5 per Enrico. Ok, quindi vabbè, Enrico viene sanato. Punto. Come funziona adesso? Non ho capito. Sono i miei santi protettori. Esatto, dobbiamo... sto mutando per fare avere un ripristino di un HP a uno di voi due. E per adesso sei in svantaggio, in forte svantaggio, Carmine, diciamo. Quindi perché dovremmo stare pari? Perché se lui torna indietro di uno, stiamo due pari. No, sì, intendo per quanto riguarda la votazione su chi ripristinare la vita. E c'è ancora da assegnare però questo qua che ho fatto. Ma ripristinare il capo? No, togliere una crocetta. Esatto, solo eliminare una crocetta. Ma direi di votare. Come? Allora, con il pari, due pari. No, c'è ancora quest'ultimo colpo che ti esce dalla schiena che devo decidere. Aspetta che ci potrebbe essere un ribaltamento. Perché ti posso rispondere? Allora, sì, Carmine, ma ti facciamo rispondere, vai, vai. Solo un secondo, colleghi, valutiamo il colpo. Beh, anche questo è un colpo impegnativo, perché comunque abbiamo... gli effetti anche qui sono evidentemente terrificanti, quindi io, per quanto appunto Ego è un mutaforma, questo colpo insomma lo trovo anche... È esposto, no? È completamente aperto, esposto e viene attraversato da questo corpo astrale che pur essendo una emanazione però produce effetti terrificanti. Io in effetti qui voterei a favore del... Posso fare una domanda a Enrico un attimo, giusto per capire? Vai, vai, vai. Certo. Cioè il personaggio fantasma... In questo momento è tangibile, quindi. Lui è un mago astrale, quindi io l'ho ereditato da Paolo. E... Sì, ma qui... No, nel senso, in questo momento, in questo istante, visto che mi passa da petto a petto, è tangibile, giusto? Quando ti attraversa, sì. Quando cerchi di colpirlo, no. Certo. No, perché però, sai, è la teoria delle stelle. È tangibile, perché se no non mi potresti sfondare il petto. Carmine, fai come credi. Non voglio cercare... Una non è tangibile, non potrebbe sfondare il petto, però se diventa tangibile in questo istante è tangibile. Irene si muore, una contromossa, no. Diventa e se lo mangia. Scusate, andiamo per gradi, cari allenatori. Allora, stiamo assegnando il punto. Francesco è a favore, se ho capito bene, di un punto a favore, cioè ai danni di Carmine. Può rispondere perché è tangibile o meno, perché se mi passa io posso rispondere. Lui nel momento in cui lo è come Visione o Kitty Pride, tanto per citare delle cose, è intangibile, però nel momento in cui ti attraversa con il braccio il torace e poi il braccio torna tangibile, il danno è, cioè, quindi in questo momento è tangibile, insomma. Quindi okay, è vero,
è magico, però per un istante deve essere anche solido, insomma, quindi non comunque può essere... In generale, durante l'incontro con Paolo era solido, quindi diciamo che okay. A meno che non esegua dei colpi speciali, rendiamolo solido, anche perché sennò diventa molto difficoltoso il resto dell'incontro, insomma. Quindi io direi, Simone... No, io te lo perché è tangibile. Comunque se mi passa da parte a parte è tangibile. Siccome l'ha sempre chiamato come un fantasma, quindi ho fatto questa domanda giusto per capire come fare la controrisposta, capito? Sì, Carmine, non ti preoccupare. Sappiamo che vuoi vincere a tutti i costi. Non ti preoccupare, insomma. No, lo sappiamo. È un bel gioco, è una botta e risposta ed è bello perché ti sviluppa pure di trovare delle soluzioni al volo, ragione, capito? Certo, certo. Io direi, io pure darei il punto, il danno a, certo. A Ego. Che dici, Simone? Sì, certo, certo. Francesco, pure tu mi sembravi d'accordo, giusto? Sì, sì, ero d'accordo. Ok, allora segna pure il danno ad Ego. Quindi Ego andrebbe a 3 punti di penalità. Esatto. Andiamo a contare esatto. I voti a questo punto. Simone, vuoi che li conto io? Intanto facciamo un po' di promozione ai nostri amici di Comic Zone, che dici? Va bene, d'accordo. Se proprio dobbiamo. L'entusiasmo. Esatto. Vai, allora, sì, Comic Sons è il nostro sponsor tecnico per questo torneo, quindi ci fornirà anche le divise della finale, diamo questa notizia in anteprima. E Comic Sons produce t-shirt, ha fatto un progetto fantastico con fumettisti, vi faccio vedere, di tutti i tipi. Quindi se andate su comicsons.it, vi faccio vedere ad esempio Machiavello. Trovate la fantastica le fantastiche magliette realizzate da Enrico, felpa con cappuccio, in diversi colori, e quindi datevi da fare col portafoglio. Datevi da fare col portafoglio. Enrico, me l'hai mandato? Sì. Ah, eccolo qua, è arrivato adesso. Va bene, io ho quasi finito col conteggio, allora... Sì, a Enrico va tolto una casella, guarisce di una casella, giusto? Sì, ma sto ancora contando, per ora siamo... No, vince Enrico però di un solo punto, sai? Addirittura. Sì. C'è Alino che ha votato per te, Kevin. Sì. Alino, come al solito, sta sempre in mezzo, dice che ti sei venduto, ma a cosa? Ma magari, cioè, ma chi mi compra? Compratemi! Per Comic Sons, vabbè, effettivamente riceverò questa maglietta, a quanto pare, super super styling, quindi stylish, e quindi sì. Appena... Allora, devo togliere questa. Vai, Carmine. Devo togliere questa qui. Sì, ma puoi cancellare proprio tutto in realtà, Carmine, a questa, perché avete fatto un bel colpo in risposta, quindi... no, c'è la mia controrisposta. Ok, vuoi colpire, quindi va bene. Però puoi cancellare pure il signor Cusimano, il corpo martoriato, diciamo. No, adesso è fatto solo lui, perché lui sta fuori dai giochi. Solo il fantasma devi colpire adesso. Vabbè, Carmine, fai tu, non... Ti vedo molto molto combattivo, insomma, non... Enrico, tu che ne pensi di questa interpretazione? Di cosa? Che è fisico? Ma è la storia, no? Del combattimento. No, dico, Carmine accennava al discorso che il fantasma è adesso, diciamo, da coinvolgere nello scontro, mentre il Cusimano è fuori dai giochi. Assolutamente no. Però appunto cosa ci dici arrivo? Il discorso che stavo facendo è che nel momento che la storia passa in mano a un disegnatore decide un po' lui cosa succede, se è fisico, se non è fisico, se è mortale o immortale, e poi in questo palleggio chi comanda la storia decide cosa succede, quindi chissà se Cusimano non ha ancora delle carte nella sua manica, vediamo, o se c'è il ritorno di Padre Pio. Un quarto misterioso. il fatto di raccontare questo combattimento, il bello è quello, quindi lo decide Carmine se è magico, se è mortale, immortale. Quindi
Mi incuriosisce questo ritorno di Padre Pio a cui accenni, insomma, quasi un episodio di Star Wars. Padre Pio, risveglio della forza, qualcosa del genere. Esatto, tutto fatto di neon. Allora l'attendiamo. Intanto salutiamo Giorgio Contrelli che ci scrive con un cuore, siete bravissimi. Scrive agli autori, ovviamente. Certo. Questa l'avevi usata anche l'altra volta, Carmine. Sì. Sì. In questo caso spara, essendo lui fisico, spara delle fiamme olimpiche, che lui giustamente è con l'Olimpo. Però Carmine, attenzione, se è la stessa mozza della volta scorsa non la puoi utilizzare. Perché? Perché c'è questa regola che le mozze vanno usate una volta sola. Sì, però non è identica, che io ricordi, insomma. Beh, questo non me l'era stato detto, però vabbè, mo risolvo subito. Io non ricordo in realtà se, in realtà c'erano anche le fiamme la volta scorsa, erano soltanto i mostri neri. Io mi ricordo che avevano sparato prima le fiamme. Era un tipo di laser. Non ho sparato dei laser, Carmine, la volta scorsa. Erano sempre fiamme? Sì. Okay. Ah, ok. Non ricordavo il particolare. Anzi, diciamo, io direi che il tempo stringe, quindi mi sa che siamo agli ultimi, ai rintocchi finali, insomma. Sì, sì. Ah, cavolo. Credo di aver capito la contromossa. Ci sono degli indici... Pistola. Sono aperti. Lampina, perché visto che così infetta e si scioglie... come il Covid e di spruzza, scusa Carmine, non ho sentito la mucchina. E qua c'è il buco, c'è ancora il buco che è ferito, quindi il colpo lui l'ha subito, quindi spara a mucchina. Sì, spara a mucchina. Vedo Enrico in grande difficoltà. Tra l'altro Enrico, noto che ha indossato una camicia mimetica con la barra del nostro streaming. Sì. Anche qua, sì, puoi continuare col braccio, esatto. Fantastico. Ok, se me lo mando. Enrichetto, si trova qui. Ok, apri. Ok, te l'ho rimandata. Ok. Carmine, pensi di aver assestato un colpo decisivo con questo spunto? Intanto è stato eliminato 2, è stato polverizzato, quindi non so più contro 1. Cioè, non ho capito, scusa, è stato eliminato quel personaggio scuro? Adesso sto 2 contro 1, cioè fino adesso ho sempre fatto 2 contro 1, lui si è salvato sempre con il suo aiutante, quindi adesso lei è rimasto contro. Anche contro 3? Sì, anche contro 3, certo. Padre Piero lo conti? Padre Piero l'ho imparato prima, è rimasto impalato. Sì, sì, Carmine dice che hai sempre agito con una specie di team fatto di 2 personaggi, o con Padre Pio o con questo. Contra la tana delle tigri che ne mandano 4 sul ring invece di 1. Irene ci dice: vogliamo la diretta di 3 ore? No, no, non finite. Io credo che fisicamente impossibile per gli autori coinvolti. Sia un po'. Beh, io racconterei questo retroscena dei nostri match, che solitamente a fine match offline ci rincontriamo su questa, così, gli ultimi 2 minuti per una chiacchiera di saluto, e siamo sempre distrutti. Sì, è vero.
ci divertiamo, ci divertiamo come se realmente avessimo fatto un round vero di wrestling. Sì. È rimasto soltanto il vecchietto, capito? Perché Padre Pio è stato impalato e lui è stato sciolto e disintegrato, quindi mo si è rimasto solo col vecchietto. Carmine, hai vinto, sparamolino nel top. Quindi Carmine, tu hai deciso che la mochina distruggeva completamente, annichiliva il personaggio di... Sì, un personaggio strano, e la mochina, come il maggior disinfettante che esista oggi, ha disintegrato il batterio. Mi fa piacere questa tua sicurezza, Carmine. Oh, ragazzi, un certificato dell'OMS possibilmente. Devo pure inventarlo, pure troppo buono. Certo. Il ci dice: quando ti fai prendere la mano dalle sanificazioni, azione Artibani. Ah, ok. Come? No, Phil, no, faceva una citazione. Dici, scusa, Francesco. No, no, è un rimando, una cosa che ho scritto. Ah, sì, è vero. Quando ti prende la mano. Grande citazione. Era riferito a un autobus dell'ATAC in fiamme, insomma, ma comunque non lo spiego per. Certo, per chi non ha visto. Ego ammazza tutti, ci scrive Irene. Ma però questa cosa della mucchina che riesce a battere i corpi astrali veramente cancella anni e anni di Dottor Strange. L'avessi saputo se prima lo stregone supremo. Se il barone Mordo l'avesse saputo, se Dormammu l'avesse saputo, insomma... Ma che si sta inventando adesso? Ma non abbiamo assegnato comunque il danno, cioè alla mossa. Sì, siamo in una situazione di parità adesso. Okay. Allora me l'ho perso forse io. Vabbè, non... Scusate, mi sono preso la libertà. Va bene, Enrico, sei stato umile, è giusto. Giusto così. Io ho riconosciuto il potere della mucchina. Esatto, evidentemente sì. Il potere della mucchina. Ti fa onore. Io direi che questo sarà l'ultimo botta e risposta, che siamo già corti sui tempi. Ci dispiace, so che passerebbero la notte con noi abbracciati ai cuscini, un po' come nel Truman Show, come facevano gli spettatori, insomma, con Jim Carrey. Quindi, cosa intendi botta e risposta? Questo disegno di Enrico, o avrà anche Carmine la possibilità di controbattere? Con i tempi vorrei evitare la risposta di Carmine, però forse sarebbe giusto concedergliela. Che dite voi, giudici? Sì, io sui tempi non so dirvi quali sono, certo. Però sì, metti un ultimo scambio, sì. Va bene. Non voglio, diciamo, cioè, lasciamoglielo fare a Carmine, non voglio trovarmi la macchina in fiamme sotto casa, insomma, è possibile. Scusate, seguire che sto cercando di capire che cos'è un vaso. No, io credo di aver capito, è sempre un'icona, comunque utilizza iconografie, diciamo, religiose, per l'iconografia religiosa per difendersi. Ah, il cuore di Cristo. Sì. Quello che sarebbe, pensavo fosse un pappagallo, un orinatoio. Sì, è vero pure. E in realtà no. Irene ci dice, certo, deve rispondere Carmine. Va bene, Irene, obbediamo. Saggiamente Enrico Sanna dice, dipende chi ha iniziato. Io questo non lo ricordo, sinceramente. Ho dimenticato pure io. Abbiamo modo di guardare indietro lo stream. Chi ha iniziato, Carmine, lo ricordi? Sento io, con il pugno a molla. Quindi Enrico Sanna ci dovrebbe, dopo quei puntini, dire cosa intende. Allora, dipende chi ha iniziato, ma... Immagino che dipenda da quello di chi finisce, quindi suppongo che forse spetterebbe chiuderla qui a Enrico, insomma, però non so. Però ricordiamo anche che Enrico Sanna è amico di Enrico Mazzini. Esatto. Potrebbe benissimo essere Enrico che ha fatto un altro account con un cognome diverso, perché magari... Esatto. Di inventarsi troppo, insomma. Va benissimo. Allora, l'attacco è il cuore immacolato di Maria, perché c'ha le roselline, quello di Cristo ha le spine. Ah, ok. Lezione, okay.
ed è anche la protezione che rispondo. Se me lo giri rispondo subito. Carmine sta proprio lì libero. Sì, allora io direi, sentite che ne pensate, facciamo rispondere a Carmine e vediamo a chi assegnare il punto del match point della vittoria a seconda della risposta di Carmine. Che dite? Va bene, Beh, sì, è l'unico modo, forse. Sì. È l'unico modo. Vogliamo anche il drammatico. Come Rino, non ti ho capito. Se no andiamo avanti all'infinito. Sì, no, ma infatti. Ma per me con questo prossimo corpo non lo so. Addirittura, spacconissimo. Sei veramente il bullo dei film anni 90. Ma no, sto scherzando. Essere un po' su... Come diceva un collega, ti pare per i bulli. Che mi sta... Siamo già arrivati. Alessandro dice, mi aspetto un Paolo Brosio a questo punto, insomma. Paolo Brosio? No, diciamo che... Con la di Maria, sì. Sì. O un Salvini che controlla il cuore, che è il titolare del cuore immacolato, che è un'altra possibilità, diciamo. Però... E si difenderebbe così, ricordiamo. Phil dice, Carmine, rispondi col colpo scomunica. Ma infatti stiamo lì. Vediamo. Per chi si fosse collegato solo adesso, siamo al match point. Una qui piccola domanda ad Angelini. Dimmi. Tu mi hai detto che la barra è rettificata, giusto? Non ho capito, scusami. Che la barra dei punti è rettificata nel primo incontro, mi hai detto. Sì, cioè si è aggiornata. Elettrica. No? Ah, elettrificata. Ma hai detto che era elettrificata. Sì, vabbè, era una delle tante stupidaggini che avevo detto in quell'incontro. Ah, che cercavi di salvarti l'altra volta, quindi non è vero. Non devi calcolare il punto di danno pure Enrico, perché ho toccato sia con il fantasma che con questo la parte elettrificata. Ma era il modello vecchio. Mamma mia, sono cioè proprio guerrissimi. È che il comico non ha pagato la bolletta, quindi non c'è corrente. Hanno staccato. Può anche finire in tribunale questa puntata, secondo me. Cioè, sì, sarà adesso ci levano dallo streaming su Facebook e YouTube, il comico. Mi rimuovono come editor della pagina. Un impugna i verdetti precedenti. E, sì, diventa... Vediamo. Ci chiede Paolo Cattaneo che vorrebbe sapere come reagisce il sacro cuore di Maria ad eventuale contatto con Amukina. Giusto. Si vede che è un ex combattente. Che dice Enrico? Risplende di gloria. E infatti con la gloria ti rispondo. Nel senso che, essendo mutaforme, ingloba il corpo, il cuore di Maria Immacolato, e lo sfrutta come energia celestiale cristiana, disintegrando e polverizzando il vecchietto, il satanello, riducendolo in polvere. Questa è la mia risposta. Beh, auguri cari colleghi, adesso dovremmo decidere. Non è una bella. Chiaro, qui abbiamo fatto un salto di qualità, siamo adesso sul sacro e profano. Siamo proprio infatti Alino dice che stiamo rischiando i rapporti comico Vaticano qui. No, vabbè, però Ego ha salvato il cuore immacolato che viene usato in maniera violenta e invece poi alla fine radia luce, quindi lo ha beatificato al vecchietto e diciamo l'ha portato con sé nei cieli.
Sì, cioè, insomma, c'è tutto un... Beh, sì, insomma, come dire... No, questo no, questo non mi permetterei mai. No, vabbè, io mi sbilancio, io insomma sì, voto a favore di questo colpo definitivo, perché insomma... Più di così dici tu. C'è solo l'intervento dell'Altissimo, cioè è chiaro che siamo a livelli cosmici, quindi sì. Ma... Però consideriamo sempre che Enrico non ha possibilità di rispondere a questo colpo. È vero, è vero. Quindi dovremmo considerare i due colpi insieme e... Quindi in teoria, vedendo prima il colpo di Enrico, nella valutazione dovrebbe rientrare anche il discorso se Ego sia stato ucciso da quel colpo. Perché è un colpo abbastanza... Io bel cuore. Questa è l'interpretazione del concorrente. Adesso però ci vuole... Ok, va bene. Da un punto di vista di dinamica del colpo è... l'attraversamento, la perforazione è la stessa, sì, diciamo, dello spettro che lo perforava, quindi a rigor di logica, se è sopravvissuto a una prima perforazione, tecnicamente può sopravvivere anche a una seconda, quindi sulla letalità del colpo del cuore immacolato dall'altra, però... Quindi tu, Francesco, daresti K, diciamo, barra di Enrico al KO e barra di Carmine al spuntare il 4, diciamo, una situazione del genere? No, in realtà mi ritroverei di nuovo in parità, onestamente. Ah, parità, ok. Quindi sì, un 4 pari, diciamo. Mi rendo conto che non sono di nessun aiuto in questo difficile momento. No. Ma è giusto, devi essere insomma imparziale, quello che ti sembra di votare. No, perché diciamo la dinamica è la stessa, cioè un oggetto, in caso un corpo che perfora un altro corpo. E il secondo colpo è un cuore immacolato di Maria, cioè non è che stiamo parlando di noccioline. Allora, insomma, io sono d'accordo e io direi, come diceva prima Angelini, che questo colpo, diciamo, di Carmine è da due, per i motivi che elencava, insomma... Francesco, cioè che effettivamente era una bella mazzata quella di Enrico, però... Aspetta, dottor Kevin, io non ho ancora detto la mia, era solo una domanda. va bene. No, non sostenevo ancora il confronto. No, finisco. E però appunto non è comunque un oggetto particolarmente appuntito e sappiamo che comunque i danni un po' contundenti contro i personaggi malleabili dal punto di vista fisico non sono proprio... No, ce lo insegnano i GDR, ce lo insegnano anche insomma, i fumetti, non sono proprio diciamo quelli più accusati a questo tipo di personaggio e soprattutto devo ammettere che è stato bravo, senza nulla levare Enrico, a riutilizzare il colpo dell'avversario e come diceva Francesco con questa onda energetica di santità, insomma questo sprigionamento devastante, secondo me, per me sarebbe un colpo accusato comunque prima da Carmine al suo personaggio perché era una bella batosta con Enrico, ma poi questo colpo di Carmine è addirittura da 2 anni, quindi KO. Io direi così. Come ci suggeriscono, una fatality di luce. Esatto. Diciamo la Mortal Kombat. Grande. Beh, ecco, volevo solo aggiungere che il cuore nel caso finale di Carmine è stato, mentre il cuore la prima volta è stato usato semplicemente come oggetto solido che perfora un corpo, in questo caso c'è un'aggiunta, come dire, mistica, un'aggiunta, cioè, come dire, il cuore è stato utilizzato non semplicemente come corpo contundente, ma come qualcosa di più, di simbolico, cioè, insomma, Enrico Sanna ha trovato l'associazione, l'arma di D'Artaglio. Ma solo per dire che il cuore è stato utilizzato in tutto il suo potere in quest'ultimo corpo. Pure iconografia postmoderna. Vai Simone, allora dici la tua. Beh, io in realtà sarei per un punto ciascuno, un 4 pari. E magari risolvercela in qualche maniera, che può essere un lancio di moneta o qualche altra cosa che ci inventiamo. Ci sto, Enrico. Vorrei sentire anche il parere del tuo concorrente. Certo.
Enrico, no, tu come la vedi? Io non sono giusto. Sì, sì, però vorremmo sentire anche la vostra teoria, anche per capire meglio i colpi. Ma no, no. Allora, no, non ho altro da aggiungere, non devo perorare la causa di Cusimano. Siete voi giudici, non è che ci potete scaricare addosso a noi un minuto. No, noi decideremo, non ti preoccupare. La difesa per avere più argomentazioni sui colpi. Io penso che sia stato un bellissimo incontro perché Cusimano ha cacciato belle perle, cioè c'è stata bella dinamica anche. Non solo. Esatto. Non solo già dal primo che hai vinto dove si andava a finire. Però, vabbè. Grazie Andrea, ci dice giustamente siete bravissimi, i giudici hanno un compito durissimo. Grazie, stiamo veramente sudando sette camicie, Andrea. Non è facile. Enrico ci dice se no. Per me è stata tosta perché devo dire che come incontro è stato tosto. Bello. Sapevo che sarebbe andata così, che era difficile. Faticosissimo. Sapevo. Enrico ci dice aspettiamo la fase 3 e li facciamo menare, però chi lo sa. Fase 3 praticamente. Una piega bruttissima questo canale delle Alino suggerisce decida Facebook, esatto. Non so in che modo. Sì. Mark Zuckerberg. Beh, come ci vogliamo? Se voi, se voi siete incerti, volete dare il danno entrambi, a questo punto voi siete la maggioranza e o tiriamo una moneta o facciamo un voto, però forse sarebbe più per il tiro della moneta. Ditemi voi, altrimenti... Io sono d'accordo per la moneta, sì, mi sembra stata talmente tirata fino alla fine che... Non è una scelta vile, ma penso che sia la cosa migliore. Non è Ponzio Pilato, diciamo. No, insomma, sì. Diciamo quasi. Angelini, allora? O moneta o una prova rapidissima, che so, chi disegna il cerchio perfetto. Il cerchio perfetto? Allora, cioè, il cerchio finita. Per me va bene pure, però è una strana prova. Braccia, l'ho visto. Facciamo così, a chi tira il pugno più forte contro il computer. No, Pepe, già hanno avuto problemi ieri, Enrico, tu lo sai che stavo nel panico ieri, che mi sei imballato. Beh, dai, andiamo con la moneta, che è la soluzione. Dai, che il pubblico ci voglia dire qualcosa, qualche idea originale. Con la moneta, i giudici, i primi sette commenti che arrivano. Andrea invece ci dice assumetevi le vostre responsabilità, giustamente. C'ha ragione, cavolo. Cavolo, anche X Factor fanno queste cose, non le possiamo fare. Se lo fa Maraviglioni non vedo perché noi, insomma, no. Io non dico Francesco perché è il suo primo round, però tu Angelini e Kevin, cioè, arrivare a testa e croce... caro Carmine, sai bene che io sono anche preso in, cioè, come parte di X Factor. Ecco, non vorrei. Io sono disposto a votare, a assumermi le mie responsabilità. Riga l'ho fatta. Per me, se devo votare uno dei due, voto Carmine. Vogliamo fare così uno spareggio tra i due, volendo votare per forza uno dei due vincitore? Facciamo così allora, se no. No, fate la moneta. La moneta va bene, la moneta. No, nel senso che la moneta è... Perché non è portato da Angelini, perché giustamente, capito, gli puntava la moneta. Dici, non è imparziale, non poteva mai dare il voto a te, insomma. Comunque, carissimi, c'è anche una proposta sempre dell'attivissimo Enrico Sanna, che ci propone una morra cinese. Potrebbe essere una cosa divertente fatta con le web. Magari c'è della latenza, uno arriva prima, dopo. No, guarda. Player è brutto. No, voglio fare una prova di morra cinese, dai, una prova, facciamo. Ragazzi, siamo veramente troppo in altri tempi, dobbiamo concludere, quindi io direi o moneta o decidiamo adesso noi proprio a cuore. Dai, fate la moneta se vi sentite in difficoltà, non vi preoccupate. Per me moneta. Francesco? Va bene, facciamo la moneta, dai. Va bene, facciamo i miagli, facciamo...
i deboli. Okay, ok, ok. Allora, che facciamo? Testa per Carmine e coda, croce, diciamo, l'italiana, per Enrico, va bene? Per me va bene. Sentiamo i concorrenti, sono d'accordo? D'accordo. Enrico, tu che vuoi? Hanno preferenze sul sito. Avete preferenze? No, io non ho preferenze, stavo chiedendo a Enrico se voleva qualcosa. No, anche la proposta di gara di barzellette era buona. No, tiriamo, suspense. O salto in lungo. Testa, quindi era Carmine, giusto? Carmine. Quindi, sì. Quindi Carmine si aggiudica il match. Una volta. No, siamo sicuri. Io l'ho scelto coda. No, tu dici, no, l'ho scelto io. Non possiamo rivedere il playback, purtroppo. Ma io ricordo no, però. Hai detto sì, Carmine. Esatto. Sì. Lo ricordo, cioè poi possiamo rivederlo alla Moviola, però insomma, ricordo non è truccato, possiamo rigirare. Vabbè, ma uscite di nuovo. Ok, adesso finalmente è uscito. Va bene, ragazzi, io direi siamo già in là coi tempi. Enrico, mi dispiace, hai combattuto veramente benissimo con Leone. Purtroppo Carmine è veramente, cioè, ha pure la fortuna alla sua, che vuoi dirgli di più, insomma. No, mi arrendo. No, per me è stato divertentissimo. Con, sì, con Enrico speriamo che sia stato molto più rispetto ad Angelino, perché Enrico c'ha più fantasia di Angelini. Chissà in finale per chi voterà Carmine, Simone, chi lo sa. Inimicarsi i giudici mi sembra una strategia proprio Mauro Calbacio, Va bene. Aspetta una bella scatola di mazzarelle, dai. Esatto. Va bene, ragazzi, ringraziamo i due autori, Enrico e Carmine. Grazie, ragazzi, siete bravissimi. Complimenti a Carmine. Grazie anche a Francesco. Francesco, tantissimo, grazie Francesco Artibani. Grazie a voi per averci sopportato per un'ora e 40. E spero che sia divertito. Assolutamente sì. Va bene. Poi quando sarà a Napoli al Comic Con lo rifacciamo con le mie regole. Con le regole e vestiti in armatura pesante tutti, insomma. Esatto. Grazie anche a Kevin e grazie al ciao. Grazie a Simone. Grazie a voi. È andato nel pallone. Esatto. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, grazie a tutti per essere stati qui con noi.